Buongiorno, benvenuti al TG 2000. Vediamo subito i titoli di questa edizione. Estratti dalle macerie, tutti i corpi delle vittime del crollo della palazzina di Torre Annunziata. Sono 8, 2 sono bambini. C'è speranza per Charlie. L'ospedale inglese apre alla possibilità di rivedere il caso e applicare il trattamento proposto dall'ospedale Bambino Gesù di Roma. Lunedì arrivano i nuovi voucher per le prestazioni occasionali. Nel telegiornale vedremo come funzionano. E torna il grande caldo. Fine settimana di fuoco in tutta la penisola. La Coldiretti lancia l'allarme siccità per le coltivazioni. In apertura dunque la tragedia del crollo della palazzina Torre Annunziata, sono 8 le vittime i cui corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco che hanno scavato tutta la notte, tra i morti anche 2 bambini, la cronaca. È quello del piccolo Salvatore, l'ultimo corpo ad essere estratto dall'inferno di Torre Annunziata. In provincia di Napoli stamattina non restano che le macerie e i nomi delle 8 vittime del crollo di questa palazzina. Sono Giacomo Cuccurullo e la moglie Adelaide Eddie Aprea e il figlio di 25 anni Marco. Il dolore ha anche il volto di Pasquale e Anna Guida e di Giuseppina Aprea. Dopo una notte di scavi senza sosta, i vigili del fuoco si sono dovuti arrendere anche alle ultime 2 vittime. Francesca Guida, di 14 anni, e suo fratello, il piccolo Salvatore di 8. Sono stati estratti tutti i corpi, gli ultimi sono stati 2 fratellini, Francesca e Salvatore, rispettivamente di 14 anni e di 8 anni. Si trovavano in prossimità della camera da letto, del resto erano praticamente vicino al loro letto a castello, dove avevamo immaginato fin dall'inizio che fossero, nella posizione delle camere da letto. Anche quando mancava soltanto Salvatore, la speranza era di trovarlo ancora vivo, la speranza era che potesse essere incastrato in qualche vano che l'avesse potuto consentire di sopravvivere. Il dolore è ancora troppo forte per poter essere accettato, forse nessuno ci riuscirà mai. Sarà per noi difficile veramente, perché erano 40 anni che l'occhio ci portava a guardare lì verso il mare dove c'è il palazzo adesso crollato. Una spiegazione ora invece deve essere trovata. Dopo l'inchiesta aperta dalla procura di Torre Annunziata si sta lavorando su più ipotesi, tra queste che la tragedia potrebbe essere stata causata da un crollo strutturale o da lavori di ristrutturazione dell'edificio. I fabbricati vanno ristrutturati, vanno messi a norma, vanno, come dire, adeguati a quelle che sono le nuove normative. Al momento abbiamo da affrontare un'emergenza che appunto è quella di mettere in sicurezza questa zona del territorio, perché il magistrato ha voluto sequestrarlo così com'è, senza fare nessun tipo di intervento, quindi appena ci sarà consentito noi dobbiamo fare delle opere importanti per anche poi aprire la rampa che al momento resterà chiusa, quindi sono tante le cose da fare. Potrebbe essere stato un cedimento strutturale, lo abbiamo sentito, la causa del crollo nella palazzina di Torre Annunziata. In Italia sono oltre 2 milioni le abitazioni fatiscenti, molte si trovano al sud e per evitare altre tragedie si torna a parlare, a riprendere in mano la proposta del fascicolo di fabbricato. Vediamo. Edifici vecchi e mal costruiti, case nate senza seguire alcuna regola. Sono oltre 2 milioni, secondo l'Istat e Confartigianato, gli edifici residenziali a rischio. Praticamente una casa su 6. Ai primi posti della classifica, con il maggior numero di fabbricati a medio o pessimo stato di conservazione, è la Sicilia con il 26,5%, seguita dalla Calabria e dalla Basilicata. Al quarto posto proprio la Campania, dove ieri c'è stato il crollo della palazzina. Qui il 21,5% degli edifici è a rischio. Fare una fotografia dello stato di salute degli edifici in Italia oggi non è affatto semplice. Spesso la documentazione su lavori e ristrutturazioni è lacunosa o del tutto inesistente. E solo dopo fatti tragici come quello di ieri a Torre Annunziata ritorna l'ipotesi di rendere obbligatorio il fascicolo sui fabbricati, un documento che racchiude la storia di ogni immobile, dalla data di nascita allo stato attuale di conservazione. Accidenti che servirebbe, perché c'è da prevenire questo evento, no? Una volta che si monitorizza il fabbricato anche nelle sue evoluzioni, no? È chiaro che ci si accorge per tempo che si sta verificando qualcosa, si sta verificando una lesione, si sta verificando un cedimento, eccetera, eccetera, cosa che oggi non avviene. La discussione sull'introduzione del fascicolo dura da 20 anni.
tra chi vorrebbe l'introduzione per evitare i rischi, chi teme che sia un modo per far scendere il valore delle case dato il loro pessimo stato e chi, invece, ha paura che il fascicolo sia solo un ulteriore costo a carico delle famiglie. C'è speranza per il piccolo Charlie, l'ospedale inglese che lo ha in cura ha fatto sapere di essere pronto a rivalutare il caso e a tenere in considerazione la possibilità di un nuovo trattamento sperimentale sulla base delle ricerche effettuate dal Bambin Gesù di Roma. Commossi e felicissimi, si sentono così i genitori di Charlie dopo aver saputo dall'ospedale di Londra, dove è ricoverato il loro figlio, che si tenterà una nuova terapia per provare a salvarlo. Adesso c'è un protocollo sperimentale, una combinazione di farmaci che potrebbe funzionare. La speranza arriva dagli Stati Uniti, ma anche dall'Italia, anzi dal Vaticano. Un'equipe internazionale di esperti, guidata dall'ospedale pediatrico della Santa Sede, il Bambin Gesù di Roma, ha redatto infatti un documento, un protocollo sperimentale appunto, in cui si propone una terapia a base di deossinucleosidi, molecole simili ai mattoni del DNA, per contrastare la sua disfunzione mitocondriale. La terapia potrebbe funzionare, dice il genetista e direttore scientifico del Bambin Gesù Bruno Dalla Piccola, ma solo a due condizioni precise. La prima è che Charlie venga trasferito a Roma, la seconda riguarda le reali condizioni del bambino. Se fosse in uno stadio preterminale, il protocollo non avrebbe nulla di terapeutico e sarebbe solo accanimento. Il Great Ormond Street Hospital di Londra, l'ospedale in cui è ricoverato Charlie Gard, è stato informato e adesso, anche se i suoi medici si dicono scettici sulla possibilità che la terapia possa avere degli effetti, ha chiesto all'alta corte una nuova udienza sul caso, rivolgendosi agli stessi giudici che avevano stabilito contro la volontà dei genitori che i macchinari vitali per Charlie andavano spenti. L'udienza è fissata per lunedì prossimo. Adesso voltiamo pagina e parliamo del G20 di Amburgo, perché arriva l'intesa sul commercio. Di fatto si tratta di un compromesso, mentre sul clima l'accordo c'è, ma è senza gli Stati Uniti. E nella notte altri scontri fra forze dell'ordine e manifestanti. Disordini fuori e caos all'interno, nel G20 di Amburgo nulla sembra filare liscio. Tra i 20 capi di Stato e di Governo dei paesi più industrializzati c'è disaccordo praticamente su tutto, dal clima all'emergenza immigrazione, tanto cara all'Italia. Bocciata infatti la proposta del Presidente del Consiglio Europeo Tusk di sanzioni ONU agli scafisti. Sul protezionismo raggiunta l'intesa per combatterlo, ma nello stesso tempo ogni paese può difendere i propri mercati da pratiche illegittime, si legge nella bozza finale, che di fatto conferma la distanza tra le due sponde dell'Atlantico, da una parte la Merkel, i paesi dell'Unione, e dall'altra Trump, nel mezzo Putin, soddisfatto delle divisioni dell'Occidente, che si gode la luna di miele con Washington. Un incontro straordinario con il presidente russo, la conferma di Trump. Il faccia a faccia tra Putin e Trump resta il momento clou del G20, con un risultato concreto come l'accordo di cessate il fuoco in Siria a partire da domani, ma in attesa di scoprire se la tregua regga. Poi, alla prova dei fatti, tra Putin e Trump c'è affinità nonostante le divergenze sul Russia Gate, ossia il ruolo del Cremlino nelle elezioni americane, sul dossier nordcoreano e sulla Ucraina. Ma il G20 di Amburgo rischia di essere ricordato anche per gli incidenti provocati dalla furia dei Black Bloc, che hanno messo a ferro e fuoco la città, centinaia i feriti tra agenti e dimostranti, molti i manifestanti fermati ed arrestati. No ad alleanze contro poveri e migranti è l'appello che Papa Francesco rivolge ai capi di Stato riuniti ad Amburgo per il vertice G20 in un colloquio con Eugenio Scalfari pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica. Temo che ci siano alleanze assai pericolose tra potenze che hanno una visione distorta del mondo. America e Russia, Cina e Corea del Nord, Putin e Assad nella guerra di Siria. E questa è la preoccupazione di Bergoglio. Pronto il debutto dei Presto, i nuovi contratti di prestazione occasionale che prendono il posto dei vecchi voucher. Da lunedì 10 luglio si parte. Vediamo nel servizio che cosa cambierà. È
tutto pronto quasi per l'utilizzo del libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale. Sono i prodotti dell'INPS che sostituiscono i vecchi voucher. Per utilizzarli bisognerà attivare un portafoglio elettronico sulla piattaforma dell'Istituto di Previdenza o attraverso i call center entro la fine del mese. Poi sarà possibile utilizzarli per pagare piccole attività lavorative occasionali. Con il nuovo sistema della piattaforma telematica si dice di fatto addio agli intermediari dei vecchi voucher, come le tabaccherie e i distributori autorizzati. I pagamenti delle ore effettuate scatteranno in una soluzione unica il 15 del mese successivo. Oltre che sul conto corrente, gli importi al lavoratore potranno essere accreditati sul libretto postale e carta di credito. Se la prestazione non verrà effettuata, l'utilizzatore potrà revocarla entro 3 giorni con invio di un'email. Per quanto riguarda il tetto massimo per l'utilizzo di queste attività, 5.000 euro per ciascun prestatore d'opera con riferimento alla totalità degli utilizzatori, 2.500 euro in favore di uno stesso datore di lavoro e 280 sono le ore da non superare nell'arco dell'anno. Parliamo adesso di terrorismo, perché a Bari è stato bloccato un foreign fighter ceceno, l'uomo di 38 anni che ha combattuto in Siria nell'ISIS tra il 2014 e il 2015, faceva parte del comando di jihadisti aderenti al gruppo terroristico Emirato del Caucaso. In Italia si appoggiava a un centro culturale islamico dove svolgeva saltuariamente anche il ruolo di imam. Qui indottrinava alla jihad e reclutava combattenti da inviare poi in Siria. La Digos ha anche espulso 2 fratelli albanesi e una donna russa a Potenza e Napoli. Parliamo adesso del panico e dell'ansia mentre la terra trema, parliamo di come affrontare la paura di un terremoto, tema al centro degli studi di una figura sempre più necessaria in un paese ad alto rischio sismico come è l'Italia, quella degli psicoterapeuti in situazioni di emergenza riuniti in un convegno a Roma. Vediamo. Aiutateci, c'è il terremoto a Illica, frazioni e cumuli, c'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene a darci una mano, la prego. Amatrice nel 2016, l'Emilia nel 2012 e ancora l'Aquila nel 2009, l'Umbria nel 97 e poi indietro nel tempo, in una tragica sequenza che il nostro bel paese conosce bene. La terra trema e lo sciame sismico risveglia la paura nel ricordo dei terremoti del passato. Tra i soccorritori in questi luoghi di dolore intervengono anche squadre di psicologi. L'obiettivo è quello di normalizzare l'esperienza, contenere i sintomi ansiosi, proteggere, quindi offrire una base sicura, connettere, ovvero provvedere al ricongiungimento anche familiare delle persone colpite e indirizzare verso i servizi di cui hanno bisogno. Dopo una scossa dolore, rabbia, paura, è importante riconoscere queste emozioni ed accettare quello che si prova per organizzarsi in modo adeguato. Fondamentale è informarsi, documentarsi sull'emergenza, condividere l'esperienza con i vicini. Parlarne aiuta a capire e soprattutto a darsi una mano in seguito. Una volta cessata l'allerta, infine è necessario recuperare la quotidianità per evitare che il sisma possa condizionare il futuro. I terapeuti dell'emergenza sono ancora al fianco. Immaginarsi adesso la loro nuova città, il nuovo loro contesto, dove saranno loro stessi i protagonisti nel recuperare quelle che erano però le loro tradizioni, le loro capacità, le loro professioni che il sisma ha in questo momento messo da parte. Torna il grande caldo, temperature vicine ai 40 gradi nel fine settimana e per tutta la settimana prossima. Caldo e siccità mettono poi a dura prova il settore agricolo e la tenuta delle risorse idriche. Caronte sta arrivando e nel weekend l'Italia precipiterà all'inferno. Sul bel paese sta arrivando infatti la terza ondata di temperature bollenti, con i termometri che sfioreranno anche i 38 gradi. Nessuna regione sarà esclusa dalla morsa del caldo. Da nord a sud non sarà facile trovare refrigerio. Ai primi posti della classifica delle città roventi ci sono Foggia e Bologna, dove la colonnina di mercurio arriverà ai 38 gradi, ma la temperatura percepita sarà addirittura di 40. Poi, tra le città da bollino rosso, c'è Matera con i suoi 37 gradi, a seguire Firenze e Catania con 35 e Roma con 34 gradi centigradi. Ma domenica sera forse una leggerissima tregua arriverà al nord. Qualche temporale però è previsto in arrivo nella giornata di domenica sui settori alpini e prealpini e verso sera localmente potrebbero sconfinare anche sulla alta Valpadana. Per il sud dovremo attendere la metà del mese, circa intorno al 14 o il 15 del mese, quando correnti più fresche faranno
evoluzione a partire dal nord Italia e si spingeranno appunto sin verso l'Italia meridionale. Anche nel mese scorso le piogge si sono fatte desiderare, tanto da rendere preoccupante la situazione idrica del paese. Ancora oggi il livello del Po è di oltre 3 metri sotto lo zero idrometrico, le riserve sono ai minimi, l'agricoltura è quasi in ginocchio e il sole, oltretutto, alimenta anche il rischio di incendi. Per il giornale è tutto, il TG2000 torna alle 18.30 dopo il Rosario da Lourdes. Io vi auguro una buona giornata.